Qui con noi Ignazio Abate, sindaco di Modica. Sindaco, Modica alla Bit di Milano, cosa offre al turismo oltre il famoso cioccolato e il barocco? Modica è presente alla Bit di Milano con il suo prodotto d'eccellenza che è il cioccolato di Modica. Sappiamo quanto sia importante l'enogastronomia per il turismo italiano e non può esserci crescita del turismo se non c'è la valorizzazione dei prodotti enogastronomici. Modica è importante anche per quanto riguarda siti UNESCO, per quanto riguarda il barocco, anche per i siti archeologici. Quest'anno è stata scelta come dal poligrafico dello Stato proprio per rappresentare l'Italia con un francobollo importante, dove all'interno c'è la città e c'è questo prodotto d'eccellenza che è il cioccolato di Modica IGP. Il 2 di aprile sarà presentato questo francobollo, che sarà il primo francobollo parlante, perché avrà un codice QR dove si potrà uno collegare col tuo smartphone e si andrà a collegare col sito del poligrafico dello Stato, dove sarà proiettato 1 minuto e mezzo di video della città proprio per promuovere la città. Quindi 1 milione di francobolle per promuovere la città, per promuovere il nostro turismo, per promuovere la nostra Italia. Quindi ringraziamo veramente tutti lo Stato che riconosce in questi piccoli centri, anche una città di 60.000 abitanti può fare la differenza anche per quanto riguarda il turismo, anche con le presenze turistiche, visto che è la città dove si è cresciuto di più nel 2018, gli ultimi dati sono riferiti al 2018 dell'intera Sicilia.